la resistenza di ieri e le resistenze di oggi. Non abbiamo bisogno di un condottiere che ci conduca, perché duca vuol dire duce, e un duce l'abbiamo già avuto una volta e ci basta, e ci basta. Abbiamo bisogno di uomini retti, puliti, trasparenti, e uomini politici, seri ce ne sono nel nostro paese, come ci sono anche dei mascalzoni, ma soprattutto la stragrande maggioranza si spendono per fare in modo che la politica sia quella che aveva definito un grande papa, Paolo VI, che definì la politica la più alta ed esigente forma di carità, cioè il servizio per il bene comune. Se la politica non è al servizio del bene comune, non è politica, è un'altra cosa, è un'altra cosa. E allora, vi prego amici, non dobbiamo limitarci ad assecondare il corso della storia, questa storia, ma assumerci tutti insieme, ognuno per la propria parte. Non siamo chiamati a fare chissà che cosa, ma ognuno la propria parte, sì, che comincia dalle piccole cose, dalla voglia di conoscere, dal sapere, da testimoniare quei valori, quei contenuti ai più giovani, dalla dimensione educativa, da quella sfida culturale. Vi prego, non dobbiamo limitarci ad assecondare, a essere spettatori al corso della storia di oggi, ma assumerci la responsabilità di deviare il corso della storia quando serve, quando prende una direzione contraria, quando si calpesta l'uguaglianza, i diritti, la libertà, la pace. Noi dobbiamo contrastare tutto questo. E basta, per piacere, con quelli che dicono mi indigno. Anche l'indignazione è diventata una moda. Dobbiamo provare disgusto per tutte queste cose che succedono. Disgusto, disgusto. E allora le nostre radici nel presente proiettate nel futuro. Le nostre radici affondano in questa terra e nella storia di tutte quelle persone che hanno lottato per la liberazione. E chi si impegna oggi per creare le nuove resistenze? Le radici affondano quindi nella storia e nella terra, a ricordarci da dove veniamo e ci aiutano a capire dove vogliamo andare, in quale tipo di società vogliamo vivere. Allora, le nostre radici non sono solo la nostra ancora, ma diventino sempre di più un'ancora, ancora insieme, tutti, oggi più che mai, nella ricerca della verità, della responsabilità e dell'impegno. Libertà e liberazione. Libertà non vuole dire arbitrio, ma responsabilità. Si è liberi per e con gli altri, mai contro di loro. Si fa la lotta alla povertà e non ai poveri, e non ai migranti che scappano dalle guerre, dalla povertà, dagli sfruttamenti. E soprattutto, le diversità sono una ricchezza. Non dimenticatelo, mi scusi. Le diversità sono una ricchezza, non diventino mai avversità. E soprattutto dobbiamo tutti insieme
impegnare la nostra libertà per liberare chi libero non è. E soprattutto dobbiamo togliere una G, dobbiamo cancellare una G. Non parliamo più di integrazione, togliamo una G e parliamo di interazione, perché l'integrazione c'è chi integra e chi è integrato. L'interazione vuol dire dare ascolto, voce, dignità a tutte le persone, perché qualunque persona con la sua diversità, che tutti rappresentiamo, porta la sua ricchezza, il suo patrimonio, le sue fatiche, le sue speranze, la sua cultura, la sua religione. Togliamo questa integrazione e traduciamo interazione dentro le nostre realtà. Ma purtroppo, voi lo sapete, tante persone non sono ancora libere. Sono vittime dei ricatti, dello sfruttamento, dell'usura, delle ecomafie, del lavoro nero, di traffici di droghe e di armi. Quante persone sono senza diritti, senza diritti. E non dimenticatelo, voi me lo insegnate, e ce l'ha ricordato questo bravissimo amico magistrato poco fa, che la forza delle mafie non sta dentro le mafie. Contano nulla quei mafiosi e dobbiamo gridarlo con forza, ma la forza delle mafie sta fuori dalle mafie, sta in quelle alleanze, in quei professionisti che si prestano a fare quei giochi, in quell'area grigia, in quei segmenti della politica che si è resa e si rende complice. La forza delle mafie sta fuori dalle mafie. E questo è importante. Nel momento di massimo successo, il grande lavoro di Giovanni Falcone, di Borsellino, di quel gruppo di magistrati, delle forze di polizia, in quel momento di massimo successo nella storia della lotta a Cosa Nostra, centinaia di arresti e soprattutto centinaia di persone alla sbarra, i titoli sui giornali, i titoli in televisione, tagliata la testa a Cosa Nostra, tagliata la testa alla Piovra. Sembrava, e molti di voi lo ricordano, un momento di trasformazione, di grande positività e di grande cambiamento, ma ci sarà un profeta. È un magistrato che in quel momento di grande euforia ebbe il coraggio di dire: perniciose illusioni. Perniciose illusioni nel momento in cui sembrava il massimo. E io voglio ripeterlo oggi qui, con forza e con umiltà, quelle parole le disse Paolo Borsellino, perché Paolo Borsellino voleva dire che non bisognava illudersi, che non bastano quei numeri, quegli arresti, oggi quei sequestri, la capacità di trasformazione delle mafie e soprattutto di quelle alleanze, di quelle compiacenze e di una velocità di cambiamento, di trasformazione impressionante. Grazie al lavoro dei magistrati, riconoscenza al lavoro delle forze di polizia, sincerità e riconoscenza per quelle istituzioni, e non dimentichiamolo mai, quelle che fanno bene la propria parte. Ma io vorrei ripetere ancora oggi, in questo bisogno che ricordiamo la resistenza e le resistenze, anche oggi perniciose illusioni. Bisogna dare continuità, perché le mafie hanno una velocità di cambiamento e di trasformazione. E poi abbiate pazienza. Non si può parlare di lotta alla mafia come sento tutti i giorni, e poi l'Italia è dal 1999 che non applica la Convenzione di Strasburgo. E cosa dice la Convenzione di Strasburgo? Ci chiede l'Europa dal 1999 di mettere nel codice penale tutti quei meccanismi che dimostrano
il reato di corruzione. È dal 1999 che l'Italia non lo fa, non lo fa, ma l'Italia ha fatto di più. La meraviglia, ecco perché diciamo umilmente, vi prego, perniciose illusioni, perché? Perché? Perché l'Italia ha fatto di più in questi anni, si è modificato spolpando il reato del falso bilancio e di abuso d'ufficio, così non si riesce a dimostrare tutto per tutelare i privilegi e gli interessi di un gruppetto di persone. La verità, vi prego, costi quel che costi, non si può e non si deve tacere. Lasciate che ci dicano quello che vogliono. Qualcuno dirà che sono le solite cose, che siamo colorati, che apparteniamo a chissà che cosa. Non importa. Io vi posso garantire da questo palco che due sono i miei riferimenti. Il Vangelo innanzitutto e la Costituzione italiana. Due riferimenti. Due. E con la Costituzione italiana, la Dichiarazione universale dei diritti della persona umana. E quando qualcuno dice, ma voi di Libera siete di parte, io dico sì, siamo di parte, ma siamo innanzitutto da quella parte che deve essere il nostro sogno. Da quella parte dove dovremo essere e stare tutti, innanzitutto. Poi ognuno farà le sue scelte nella sua coscienza. In questo dono della grande libertà ognuno farà le sue scelte. Ma c'è una parte, vi prego, dove innanzitutto dobbiamo stare tutti. Allora in questo senso anch'io, Libera è di parte, perché stiamo innanzitutto dalla parte della legalità, dei diritti, dei doveri, della pace, della giustizia, della dignità umana. È da quella parte che dobbiamo stare tutti, 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 tutti. È da quella parte, vi prego, innanzitutto, innanzitutto. Allora, più debole è la democrazia, più forti sono le mafie, più debole la moralità pubblica, la corruzione, l'illegalità, più forti sono le mafie. Sono forti perché la politica è debole, perché la politica è autoreferenziale. E anche alla sinistra, lo dico, mi permetto di dire, con grande rispetto e con grande forza, datemi di più una mossa, per piacere, datemi di più una mossa, più coraggio, più forza, più coraggio, più forza, più coraggio, più forza,